Invece ho posto i due dischi da 200 grammi, quindi con i portapesi fanno 205 grammi a ogni estremità, ho lasciato sempre 40 grammi i pesi in caduta. E adesso il momento di inerzia è molto più grande, sia perché i due dischi sono più pesanti, sia perché li ho messi con braccio molto, molto ampio, cioè a grande distanza dal centro. Si vede infatti che l'apparecchio di rotazione fa grande fatica ad acquistare velocità angolare.